Siamo all'inizio di luglio, le mie colture le ho messe a dimora intorno al 10 di giugno, al 5-10 di giugno, quindi hanno circa un mese di vita. Ecco, guardate questa pianta qui, che bella, che sta venendo su molto bene. E visto che piove da metà maggio praticamente, un giorno sì e l'altro pure, sono riuscito a fare soltanto due trattamenti contro la peronospora, una con zeolite e estratto di castagno e una con bentonite e caolino ed estratto di castagno. Oggi è il momento di fare il secondo trattamento. Allora, vediamo un po' le condizioni. Vedete, proprio su questa pianta qui è emblematico che solo un paio di foglie siano state colpite dalla peronospora. Questa è un'altra. Se mi sposto non trovo altro. Quelle che vedete accartocciate non hanno il ragnetto rosso, non hanno niente, solo perché non le innaffio da un po' e quindi sono andate un po' in riserva idrica, nel senso che si chiudono per evitare. Fa molto caldo in questi giorni, quindi si chiudono per evitare l'isidratazione. Quindi stasera le darò da bere. Ma per il resto, vedete, non ho peronospora anche da quella parte. Sta andando abbastanza bene e siamo soltanto a due trattamenti, qualche pianta, qualche foglia in più, qualcuna ne ha in meno. Dopo la sigla vi faccio vedere un po' cosa faccio io in questi casi, in questo attacco veramente irrisorio, e prepariamo insieme la zeolite e l'estratto di castagno e lo diamo sulle piante. Dopodiché aspettiamo 24 ore e vi faccio vedere un po' il risultato come viene. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, questa foglia qui voglio precisarla, vedete, la vedete macchiata perché è ancora sporca di estratto di castagno, bentonite e caolino. Ecco, questa era girata, ha ricevuto un po' più di prodotto ed è rimasta giustamente macchiata. Nel frattempo ha piovuto tantissimo, ve ne faccio vedere un'altra. Ecco, vedete come restano biancastre ed è giusto che siano così. E tutto l'orto è così, rimane tutto bianco. Queste due foglie qui che sono state colpite, semplicemente le tolgo e le allontano dall'orto. Adesso le appoggio qui perché sto finendo il video, ma le allontanerò dall'orto. Non devo fare altro. L'attacco è veramente contenuto nel mio caso, anche se le piante, vedete, sono molto fitte, quindi questo è segno che insomma sta andando abbastanza bene. I trattamenti fanno il loro corso e fanno il loro lavoro. Dopo mi sposto, vi faccio vedere qualche altra pianta. Aspettiamo che cali il sole, prepariamo la pozione magica con l'estratto di castagno, la zeolite e poi la irroriamo insieme. Allora, faccio il piccolo chimico questa sera, preparo una miscela che non ho mai preparato prima, quindi se vedrete questo video è perché saranno passate almeno 72 ore dal trattamento ed è andato tutto bene. Allora, il solito estratto di castagno non ne faccio più a meno, eh. Questa, come vi dicevo, sta confezione è del 2021 se non sbaglio. Poi abbiamo la zeolite e infine aggiungerò il calcio e magnesio che fino adesso ho dato soltanto da solo. Ho visto che si può miscelare, almeno sul fondo c'è scritto è miscibile le dosi di impiego con prodotti CIFO e antiparassetali in genere. Io lo proverò insieme alla zeolite e all'estratto di castagno. Tenete conto che la volta scorsa che ho preparato bentonite, caolino e estratto di castagno, ho aggiunto anche questo. Sono passati 15 giorni e non ho avuto assolutamente danni, eh? Quindi sono sicuro che funziona, però ovviamente lo provo sulle mie piante. Poi se non ci sono problemi vedrete il video, vorrà dire che è andato tutto bene. Allora, estratto di castagno 3 grammi litro, 10 litri, 30 grammi. Poi abbiamo il calcio 4 grammi litro, quindi abbiamo 40 grammi. Mamma mia, scappata la mano, va bene, miscela bene. E poi la zeolite farò 7 grammi litro come avevo fatto lo scorso anno, o diminuisco un po' la dose perché quest'anno, la volta scorsa, cioè due volte fa, avevo dato 10 grammi litro, ovviamente andava bene uguale, eh? Però allora 7 grammi litro, 70 grammi. Niente, stasera non va e va bene e faremo 9 grammi litro. Comunque volevo farne 7, eh? Quindi ricapitolo, siamo a 9, però vi ho detto l'altra volta ne ho messi 10, sono andata bene uguale. Ora è importante versare tutto in quel contenitore, miscelare bene e poi versare nella pompa e miscelare di nuovo, altrimenti la zeolite è un po' fetente, passatemi il termine, si deposita al fondo alla pompa e l'ottura. Dai, ci vediamo nel campo, andiamo a irrorare il prodotto e vediamo quello che succede. Questi sono i pomodori più colpiti. D'altronde, signori, se piove si può far poco. Lo darò ai pomodori, ovviamente, melanzane, peperoni e dopo vi farò vedere anche le zucchine. E poi, come vi dicevo, aspetto 48 ore circa, 72 al massimo. Vi faccio vedere come sono rimaste le piante e chiudo il video. Sono le 8 in quarto, le 20 e 15, l'orario perfetto. È leggermente nuvoloso, quindi il sole non ce n'è. E posso darlo anche nella parte alta.
però mi concentro sulla parte bassa, è da lì che parte. Oh, il pomodoro rosso, questo è uno dei primi, devo ancora assaggiarne uno. Già che ci sono, vi faccio vedere le melanzane. Melanzane sono sane, non ho nessun tipo di attacco. Idem i peperoni. Ecco, diciamo che insisto un po' di più sia sulle zucchine che sui pomodori. Vi faccio vedere le zucchine, sono ovviamente sane, questo è il loro colore naturale. Qualche foglia bruciata dal sole. Ha fatto anche 38 gradi nei giorni scorsi, quindi così. Ci rivediamo fra 2-3 giorni e vi faccio vedere un po' i risultati. Eccoci qua, sono passate 48 ore dal trattamento. Volevo farvi vedere, vedete le foglie come sono rimaste. Qui dove gocciolato ovviamente si è asciugato ed è rimasta un po' più di zeolite. Ma è su tutte le foglie, ecco qua si vede bene, vedete. Sono riuscito a farlo, come avete visto, anche nella parte alta. Cosa che prima non riuscivo perché i fiori erano aperti. Qui abbiamo un fagiolo. Dan, e dai su, è bello Dan. Scusate, ma mi segue come un'ombra, mi segue. Dunque, vediamo, volevo farvi vedere le zucchine. Eccoci qua, non ce n'è rimasta molto, o almeno si vede poco sulle foglie. Ecco, vedete qui dove ha fatto un po' la conca e poi è evaporata. Però la sua azione la fa, e la fa e come. Ecco, qui si vede bene la differenza tra l'estratto di castagno bentonite e caolino di 15 giorni fa e l'estratto di castagno e la zeolite di 2 giorni fa. Vedete la differenza? Proprio è un altro tipo di prodotto, è un altro tipo di copertura. Io continuo a preferire questo, però li altero. Perché c'è sempre una buona copertura, soprattutto contro le cimici. Il prossimo trattamento lo farò fra una decina di giorni e lo farò di nuovo con quei 3 prodotti. Mi piace di più come copertura, c'è poco da dire, un pochino più laborioso, ma insomma è un altro tipo di risultato. Ecco, vedete, continuo a vedere le macchie della zeolite e dell'estratto di castagno e vanno benissimo così. Il video è terminato e un consiglio che vi do: fate i trattamenti, perché guardate, uscirà questo video probabilmente entro la prima decina di luglio e guardate ancora le piante come sono belle. Se voi guardate alcuni video di amici in altre parti d'Italia dove ha piovuto tutto giugno, praticamente non c'è più niente, e qui ancora ho la fortuna insomma che le piante stanno abbastanza bene, qualcosa c'è, non è che siamo immuni, guardate lì, vedete. Però in linea di massima, dai, tutto sommato va abbastanza bene. Anche queste che sono le più esposte. C'è qualcosa di marciume apicale, ma per quanto riguarda peronospora poco niente. Fatemi vedere, quasi niente, dai. Parlavo di marciume apicale adesso. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere. Se avete bisogno di qualche consiglio per quello che sto facendo io nel mio piccolo, parlo sempre di orto familiare io, scrivetemelo qui nei commenti. Cercherò di rispondere a tutti, lo faccio molto volentieri. Vi auguro una buona giornata.